Partenza per il Monte Legnone, giornata non è splendida, comunque guardate, si è già incamminato il pianino, eccolo lì di fronte a noi, c'è ancora un po' di neve, speriamo bene, tempo indicato 3 ore e mezza. Visto del rifugio Roccoli, non si può dire che non c'era neanche un cane. Si è dato da fare quel picchio. Ingordo, non un nido, due addirittura. Oh, siamo in prossimità della porta di Merli, dove c'è il bivacco. Ecco il bivacco. Cresta di salita. Dai tempi per la salita da qui anche o no? Per 1150, 350, 350.
Sì. Siamo in marcia verso la vetta, ultimo strappo. Ultimo strappo proprio verso la vetta, ormai è questione di pochi metri. Ultime rocette. Oh, vetta. La manica del botte. Tre ore e mezza insomma, tutte, potevi mettere a posto l'orologio, guarda, 11.37 di meridiane. Ultimo tocco. Fa fatica gli ultimi tocchi? Allora, sempre l'ultimo tocco si fa fatica, Tutto attorno neve, precipizi e nebbie.
È facile. Più che non si sia più su un cuore. Lo sguardo alla nostra vetta, finalmente libera. Siamo in vista del bivacco. Desolato ambiente di crode. Lontananza si sentono le marmotte. Licheni. Licheni. Ultime macchie di neve primaverile. Nel via sotto di noi. Non avevi chance lì. In Naps, con il naufragio qua giù si salvava, ma lei sotto. Comunque se prendi la scatola di cammino, che mancava proprio. Se gli vada che è più male. Oh, continua sto facendo. Era da dormire in casa. Che sono prima del badile del cengalo. Eccoci arrivati al rifugio Roccoli. Tre esate pomeridiane. Fine della gita. Arriva la macchina. Fine della gita Regnone.